Buongiorno ragazzi, sempre della serie Acqua non ti temo, anche oggi in prima linea. Guardate il bellissimo panorama della pianura padana con l'inquinamento, la nebbia, l'acqua, una roba bellissima. Allora, giusto un po' di ragguagli. Ovviamente sto andando all'assistenza 3, così me la godo stamattina. Tranquillità, spero che mi sentiate, anzi adesso abbasso così tanto è presto e pedalo un po'. Allora, sono arrivato a 4.700 km, tutto a posto per ora. La mantella da pioggia regge da Dio, quella che ho consigliato anche a John. Ho un paio di consigli per la pioggia perché pian piano uno si sveglia e capisce. Allora, il cappuccio di questa mantella, seppur perfetta perché ti protegge bene, ha pure la visiera, ha un limite, ti blocca un po' di visuale ai lati, quindi credo sia assolutamente fondamentale un casco stile snow, quelli anche da Decathlon, che ti protegge le orecchie, ti scalda anche per l'inverno e anche con la pioggia chiusa va bene, magari con una piccola visierina. Però meglio sicuramente della mantella, diciamo della visiera completa, a meno che proprio non piova di brutto sotto un temporale, però si cerca di non andarci magari sotto un temporale. Poi l'altra cosa è che il fanale sul manubrio, ovviamente con la mantella, non c'è. Quindi anche lì un po' di furbizia, o si usa il fanale, quello di dotazione, però che fa un cacchio di luce e quindi per questa, diciamo, questo orario va benissimo, ma se fossi dovuto andare sotto la pioggia di sera magari non sarebbe stato il massimo. Quindi anche lì il fanale forse ha senso, i cinesi ci hanno preso a metterlo sotto, non sopra ovviamente. Che altro? Ah, la luce sottosella va benissimo, ma con la mantella rischia di oscurarsi, perché la mantella ovviamente copre un minimo. E quindi magari dietro non ti vedono, quindi anche lì magari un'altra luce. Oh, c'ho il fiatone perché sto andando assistenza 2, quindi sto spingendo io. Una lucetta in un posto diverso, tipo sul parafanghi o sul portapacchi, ha senso anche quello. E poi che dire, niente, questa giornata nostalgica mi ha fatto tornare in mente quando questo è il momento Maria De Filippi o Barbara d'Urso, vedete che. Chi volete, che Barbara d'Urso sta tanto simpatica a John, che mi ha fatto venire in mente che mia nonna gli raccontava che mio nonno andava in bicicletta a lavorare perché ovviamente non c'erano le macchine prima della guerra. Cioè, praticamente sto tornando a 60 anni fa, è spettacolare sta cosa. Un attimo che rallento, che c'è una macchina dietro che rompe il cazzo, ovviamente. La faccio passare perché sono un bravo ciclista. Mi guardo ovviamente come fossi un pazzo. Questo pazzo sotto la pioggia con l'acqua, un vero deficiente. Tutti la pensano così, io non riesco a capire che ci abbiano in testa. Ogni volta che cerco di far capire che è la società che è sbagliata, la gente mi guarda come se fossi un extraterrestre. E vabbè, niente, quindi oggi non è che piova così tanto, lo vedete anche dai miei occhiali, dalla mia faccia, insomma, bene o male è gestibile. Però, probabilmente 6 mesi fa, in questo tempo non ci sarei andato in bicicletta, non me lo sarei neanche immaginato, né con una muscolare né con un'elettrica, devo essere sincero. E invece oggi, 30 ottobre, sono qua che me la godo, faccio la mia bella gita la mattina e fanculo a tutti quelli che vanno in macchina sulla tangenziale, in colonna, con lo smog. Della verità il loro smog me lo becco anch'io, però vabbè. Vabbè ragazzi, sono quasi arrivato al lavoro. Mo' da una Maranello annebbiata e appannata, vi saluto, buona giornata a tutti, ricordatevi di fare anche voi video, di non andare in macchina, di usare la bicicletta, di non fumare, di non drogarvi, di non bagnarvi, insomma non fate un cazzo, state in una bolla e vivete bene. Ciao ciao! E io non riesco a terminare il video.